Primo tempo 2-0 per gli avversari, cosa è mancato? La calma in campo. Siamo troppo frenetici e non stiamo mostrando calcio, non stiamo facendo nulla. Dobbiamo solo riprenderci, magari questa cosa ci farà bene. Cerchiamo di iniziare il secondo tempo provando a fare una rimonta. In bocca al lupo. Grazie. Enzo, 2-0 per voi, un ottimo primo tempo direi. Bene, bene, giochiamo bene, anche se giochiamo contro una grande squadra. Dobbiamo tenere duro per andare avanti così. Qualcosa da migliorare per il secondo tempo? No, giochiamo bene, facciamo girare di più la palla, ma stiamo giocando benissimo così, va bene così. In bocca al lupo. Crepi. Siamo nel post partita tra Cile e Rubinacci, partita terminata 2-1 per i Rubinacci. Siamo qui per il mio in campo MVP del match Cardone e per la squadra Cile sconfitta Caliendo. Passiamo prima a te, possiamo dire brutta partita oggi della tua squadra. Sì. Mi è mancato soprattutto qualcuno lì a centrocampo che davano. No, vabbè, è stata una partita nervosa dall'inizio, sì, non c'eravamo con la testa, infatti si può ancora vedere, ma tutto sommato fa niente, una sconfitta meritata, da. Sconfitta meritata, va bene così. Come Calendo ha detto a qualcuno? No, nessuno. Cardone, passiamo a te, grandissima prestazione la tua, però anche dalla squadra. Mimmo, dato quello un po' timido. Io in campo Cardone, per esempio, ci ha trascinato alla vittoria, ha giocato benissimo, merito tutta la squadra, continuiamo così. Abbiamo giocato veramente una partita col cuore. Questo era lo scontro al vertice da prima e seconda, eh sì, adesso siamo a 4 punti soli soletti. Soli soletti. Smimmo, qualche obiettivo per questo torneo? La vittoria, il torneo. Si intende, no? Cioè, senza Smimmo, dedica la finale e Cardone anche la tua. Sempre a tutta la squadra, a mia moglie, famiglia, a mia figlia e ad Antonio Cardone. Cardone, tu? Anche io, sì. In bocca al lupo per le prossime partite. Ciao ragazzi.